La possibilità di far ascoltare ai nostri amici a casa una intervista intensa proprio a chi ha voluto e benedetto tutto questo, a chi è stato segretario di Giovanni Paolo II per così tanti anni, il Cardinal Ziwic, vero direttore, che tu hai intervistato. Sì, questo ce l'ha concessa venerdì mattino, prima che cominciasse una o due giorni di tutti i vescovi della Polonia convocati a Cracovia apposta per poter poi partecipare all'inaugurazione, e prima di uscire per raggiungere i suoi confratelli alle 8:30 del mattino, diciamo quasi all'alba, il cardinale Don Stanislao ci ha invitati a casa sua e ci ha concesso queste battute in segno sempre di affetto verso l'Italia e verso la nostra emittente. Parole che ascoltiamo in questo momento insieme. Eminenza, in questo anno di grazia 2013, oltre ad avere un Papa nuovo, probabilmente la Chiesa universale avrà anche un santo, un grande santo Papa nuovo. Lei che previsioni fa? Lo avremo entro quest'anno? Giovanni Paolo II, santo? Io ho speranza con tutti gli altri, ma non posso dire niente più. Niente più, previsioni tanti, non ci sono difficoltà. Segni dal cielo sono tanti, già miracolo esaminato, è così che proprio il Santo Padre può, secondo il suo piano, andare avanti e decidere la data di canonizzazione. Ci sono anche una plenaria e basta. Cioè, è sufficiente una plenaria dove... Se plenaria, non so se con Gistoro, processo finito assolutamente alla... I giorni scorsi si è parlato anche del consenso della commissione teologica, no? Ah già, tutto passato. Tutto passato, tutto... Tutto passato. Passato positivamente. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. E qual è, Eminenza, l'eco in Polonia e nel mondo, secondo lei, della beatificazione del Papa Giovanni Paolo II? Io ho dovuto fare qualche visita fuori, anche negli Stati Uniti, anche in Europa. Tutti aspettano, tutti. L'interesse cresce, non diminuisce. La gente torna alla persona di Giovanni Paolo II. Per esempio, adesso, con il nuovo Papa, che gode già grande stima, amore, ma la gente non dimentica Giovanni Paolo II. Sono gruppi dei giovani, non solamente giovani, che si ispirano a tutto quel che ha lasciato, grande eredità, e anche si ispirano ad esempio testimonianza dell'uomo che è diventato Giovanni Paolo II. Eminenza, noi facciamo continuamente esperienza del mistero, ma anche della grandezza del popolo cristiano, per il quale ogni Papa resta vivo nella memoria, come diceva lei, e non è che uno nuovo scaccia i predecessori, ma rende in qualche modo presente i predecessori. E non sono pochi coloro che vedono nella gagliardia, nella vigoria di Papa Francesco, la vigoria e la gagliardia di Giovanni Paolo II. C'è qualcosa che, nella forza di questo nuovo Papa, che richiama la forza di Giovanni Paolo II. Ogni Papa ha il suo carisma, ma per quanto riguarda comunicazione con la gente, si può dire che è uguale. Vicinanza, soprattutto ai bambini, alle persone malate, a tutti che vengono.
durante il pontificato di Giovanni Paolo II tanta gente veniva solo all'inizio, queste folle enormi, e adesso vediamo lo stesso ancora di più. Possiamo dire che comportamento pastorale si può paragonare. Si può paragonare. Ci sono delle assonanze. Se anche ciascuno di papi ha proprio stile. Proprio stile, carisma. Qui si tratta di carisma francescano, un gesuita che è diventato francescano. Al piacere della gente. Perché io vedo quando lui ha pronunciato Franciscus in Cappella Sistina, abbiamo subito visto che questo sarà il suo programma, il programma di San Francesco di Assisi, perché ha aggiunto subito San Francesco all'onore di San Francesco di Assisi, che quello santo, diciamo, stile sarà il programma di lui, ma se di lui è il programma della Chiesa. Devo dire, un'intervista in cui ha raccontato davvero, davvero molto. Beh, ha raccontato qualcosa del suo cuore, ha raccontato anche qualcosa del dietro le quinte della Chiesa. E mi pare che sia un'intervista che poi continua dopo l'interruzione. Però mi sia consentito fare una notazione didascalica a beneficio dei nostri telespettatori. Givish ci ha fatto una rivelazione che ancora non era uscita, a me pare, nell'opinione pubblica, e cioè che al momento di scegliere il nome che avrebbe preso da Papa, Giorgio Mario Bergoglio ha detto: mi chiamerò Francesco in onore di San Francesco di Assisi. Quindi non ha lasciato incertezze, non ha detto San Francesco e basta, intendendo San Francesco de Paoli o San Francesco Saverio, eccetera. No, in onore di San Francesco d'Assisi. Ecco perché il Cardinal Givish si sente autorizzato di dire che nel momento dell'elezione egli, scegliendo il nome Francesco, ha anche indicato un programma pastorale inequivocabile, un programma francescano. Allora, una pausa, come promesso, l'avete visto, brevissima. Allora andiamo ad ascoltare insieme la seconda parte di questa intervista. Per chi, lo ricordiamo, che adesso in Polonia porta avanti una diocesi così cara a Giovanni Paolo II, che è stato al suo fianco per tantissimi anni, che non si è ritratto da domande che guardano proprio alla futura possibile canonizzazione di Karol Wojtyła, alle assonanze con Papa Francesco. In questa seconda parte invece che cosa ascolteremo? Sorpresa? Direi sorpresa. Andiamo subito allora. In questi giorni viene inaugurato il santuario che Cracovia e il suo arcivescovo attuale hanno dedicato al beato e al futuro santo Giovanni Paolo II. Davanti al santuario di Santa Faustina. E qual è la missione di questo centro? Soprattutto le parole del Santo Padre Giovanni Paolo II dell'inizio del suo pontificato: aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. Proprio questo è il programma di questo centro e anche della Chiesa qui, perché non si può dimenticare questo programma così semplice, ma così profondo. Aprite e non abbiate paura. E con queste parole, con questo programma, cambiato tanto nel mondo Giovanni Paolo II e anche in Chiesa. La Provvidenza volle nel 78 un Papa dopo
quattro secoli e mezzo, un papa non italiano e un papa polacco, secondo disegni imperscrutabili che poi abbiamo in parte anche intuito, perché il Signore attraverso di lui ha fatto cose grandi nel mondo. E mi pare che questo centro, se non erro, questo centro voglia in qualche modo lasciare nel tempo, oltre le nostre vite, ma lasciare nel tempo la memoria di questo pontificato enorme che c'è stato nella Chiesa e per la vita della Polonia. Con questo centro noi non vogliamo chiudere Giovanni Paolo II là, proprio trovare centro di portare avanti al mondo eredità e anche personalità di Giovanni Paolo II. Centro non solamente polacco, ma centro internazionale. E sarà un centro di spiritualità, ma anche di cultura. Spiritualità, cultura, volontariato, dialogo, anche interreligioso, così che chi verrà là può trovare immagine spirituale di Giovanni Paolo II, eredità, anche può trovare forse anche conversione. Perché già vediamo, lavorano 5 sacerdoti, quanti vengono là per pregare, confessarsi e ispirarsi, perché anche lui, anche oggi, attira la gente. E attira i giovani. Giovani anche, proprio ispira. Ispira i giovani. Giovani. E c'è anche, mi pare, forse non si può dire, la speranza in nome di Giovanni Paolo II e in quel centro prossimamente ci sia un grande raduno giovanile, o no? Uno dei posti di raduno dei giovani. Uno dei posti. Uno dei posti. Per la prossima GMG. Anche qui speriamo. Speriamo. Annunzio. Speriamo. Non parliamo prima, se cerchiamo, aspettiamo annuncio ufficiale. Bene. Eminenza, grazie. Sappia che l'Italia continua a ricordare e a vivere Giovanni Paolo II e a voler bene al suo segretario, che ha voluto tanto bene e vuole tanto bene all'italiano. Bella cosa, io veramente mi sento molto vicino a tutto quello che dice il nome Italia. Grazie. Persone, Chiesa e anche bellezze naturali, bellezze naturali. Montagne, mare, tutto, dal nord fino a Sicilia, Lampedusa. Grazie, grazie. Grazie. Grazie che ci vuoi sempre bene. Possiamo prenderci una corona? Era un uomo dalla grandissima umanità e accoglienza. Beh, sì. È sempre Don Stanislao per me e per noi, un uomo che non è stato inutilmente vicino a Giovanni Paolo II per quasi 40 anni. E noi non dobbiamo perdere tuttavia il filo di tutta questa mattinata e il filo di queste giornate, che hanno avuto poi la loro conclusione ieri pomeriggio ad Auschwitz con un incontro culturale, musicale, dedicato alla sofferenza degli innocenti e promosso dal cammino neocatecumenale di Chico, dove erano presenti tutti i vescovi della Polonia e anche cardinali italiani e vescovi italiani. Il filo è quello di elevare una
un segno importante della memoria che deve preservarsi lungo le generazioni, circa il più grande polacco della storia e uno dei più grandi uomini del Novecento. Noi, non dimentichiamolo mai, stiamo vivendo e operando sul campo da lui arato nei 27 lunghi anni del suo pontificato. La Chiesa si appoggia alla grande stagione di Giovanni Paolo II. Lui ha cambiato prima di tutti i connotati del pontificato romano. Lui ha dimostrato che il pontificato romano non era una suppellettile più o meno preziosa per la Chiesa cattolica, ma era un servizio essenziale per il mondo, per la pace nel mondo, per l'equilibrio e il progresso tra le nazioni.